Sono Irene Baldriga, dirigente scolastico del Liceo Classico Virgilio di Roma. Per noi innovazione è, per esempio, piantare un ulivo in un cortile, possibilmente accanto a un orto, che possa favorire un progetto di educazione all'ambiente e di ricerca scientifica. Questa è solo un'idea, ma è anche un simbolo. L'albero ovviamente evoca un'idea di radice, quindi di rapporto con la storia, con l'identità, con la tradizione, ma al contempo è una creatura viva che la scuola può contribuire ovviamente a coltivare e a far crescere nel tempo. Ecco, questa è l'idea della crescita e del miglioramento che la scuola sempre deve perseguire. Essere innovativi non passa semplicemente attraverso una connessione internet veloce. Il Virgilio tra pochissimo entrerà nella rete GAR, che come tutti sanno è la rete nazionale della ricerca scientifica. Avremo internet in tutte le classi e quindi ci accingiamo in qualche modo a perseguire una totale rimodulazione del fare scuola, quindi utilizzando la tecnologia ogni giorno. Ma questo non basta. Una scuola innovativa deve avere soprattutto delle idee, deve avere dei contenuti, cercando di porsi di fronte agli insegnanti, di fronte all'utenza, di fronte al territorio, agli stakeholders, come crescita continua, quindi come comunità educante, come luogo di apprendimento continuo. Se pensiamo che l'apprendimento oggi è concepito soprattutto nell'ottica del lifelong learning, e quindi appunto dell'apprendimento per tutta la vita, la scuola deve saper essere flessibile, deve saper guardare al futuro, senza però mai dimenticare le proprie radici e quindi il rapporto con il passato. Non basta quindi l'innovazione intesa come modernità tecnologica. Noi teniamo conto sempre del rapporto con la cultura e con i saperi forti.